questo è l'inizio della processione. Abbiamo visto il gruppo dei tamburi, poi abbiamo visto il gonfalone del comune di Trapani e del comune della provincia di Trapani. E ora il primo gruppo è della separazione, il ceto degli orefici. Seicento e poi inizia la storia della passione, qui simboleggiata dalla separazione di Gesù dalla madre e dall'apostolo prediletto Giovanni. La ciabatta. Thank you.
L'aceto è il cielo dei pescatori, la lavanda dei piedi. We'll be right back.
questo è il terzo gruppo, Gesù nell'orto dei Getsemani, il ceto è degli ortolani. Sempre Mario Ciotta, nel 1600, restaurato nel 1946 da Giuseppe Cafiero, è restaurato perché è stato danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale. Thank you.
da Vito Lombardo nel 1765, essendo andato distrutto l'originale per una caduta dei portatori. Quindi il ceto è dei metallurgici ed è stato ricostruito interamente. E Pietro, che con un colpo di spada stacca l'orecchio al servo Marco. Questa è la banda dei metallurgici. Sono parecchi elementi, almeno 120. Cedron dei naviganti, mi pare che l'avevamo già visto in parte.
Citroen, del ceto dei naviganti, questa è la bellissima fioritura addobbo. È caduto il Citroen mentre viene condotto Gesù nel Sinedrio, cade sul torrente Cedron e sotto lo sguardo di un tribuno due guardie cercano di trascinarlo. L'autore è ricostruzione di Francesco Nolfo nella seconda metà del 1700. Sesto gruppo, Gesù dinanzi ad Anna, il ceto dei fruttivendoli. L'artefice venne gravemente danneggiato negli eventi bellici dell'ultima guerra mondiale. L'attuale ricostruzione sale al 51-1951 ed è opera di Domenico Limuli. Questi sono i portatori. Bellissimo addobbo.
nazionale. Questo è il mitico. La negazione dei barbieri e parrucchieri. Gesù, mentre è in catene nel Sinedrio, un'ancetta, una dita Pietro, ma è uno dei suoi seguaci, ma questi negò tre volte di essere discepolo di Gesù. Quindi la negazione di Pietro, che nega di essere un discepolo di Gesù. Autore e ricostruzione di Baldassare Pisciotta nella seconda metà del 1700.
usa per scherno, viene rivestito con una veste bianca. Il ceto è stato ricostruito da Baldassare Pisciotta nella seconda metà del Settecento. Siamo al gruppo numero 10, il gruppo dei fornai. Il cielo dei calzolai, Pecce Homo, il cielo dei calzolai, e Pilato si affaccia al balcone mostrando alla folla il
ferocità, Gesù incoronato di spine pronuncia: questo è l'uomo. Questo è il cielo dei calzolai. Rappresenta
che Gesù, salendo al Calvario con la croce in spalla, stramazza a terra, e mentre un soldato viene ordinato a Simone Cireneo di aiutarlo. Vicino una donna gli asciuga il volto e miracolosamente sul drappo resta impressa l'immagine di Cristo. La sfoliazione, e siamo in corso Vittorio Emanuele, vicino alla cattedrale. Il gruppo è denominato la sfoliazione, quindi la svestizione di Gesù. Viene spogliato prima di essere crocifisso. Vedete i volti abbastanza stanchi della mattinata. Il ceto è degli abbigliamento e tessili. L'opera è originale di Domenico Nolfo del 1772. Questo è mitico. Il ceto quindi è abbigliamento e tessili, la spoliazione. Qua sono un po' sbragati. Salve. Signori, no, fino a scoprire, poi riuscire. No, sono già senza linea carista. Questa è la banda. Siete la banda di? Ericina. La nuova banda Ericina. Con il basco Maranto. Sembra una basca dei paracadutisti. Il punto successivo è la sollevazione della croce. Poi c'è il mistico. Vescovo. Che più peso di soffrate. Il mistico forse mitico. Che dite? Ciao bellissimo. Oh, ciao. Ciao, torniamo.
Uno passo via a te. Ciao Gemia. Ciao. La sollevazione della croce, il 15° gruppo. L'autore non c'è noto, né se possiede più l'originale, è andato gravemente danneggiato dalle bombe della Seconda Guerra Mondiale. L'attuale gruppo viene ricostruito nel 1952 da Domenico Limuni. Gesù crocifisso, sollevato sulla croce da un soldato romano e da due giudei. È stato ricostruito nel 1952 perché il gruppo originario è stato distrutto durante le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Carpentieri, corredatori e mobilieri. Questo è il medico falegname.
questo è il gruppo della crocifissione. Del ceto dei sarti e dei tappezzieri. Fotografi in giro per fotografare i momenti più salienti e più importanti. Gesù viene deposto dalla croce e adagiato in un lenzuolo accanto alle sue spoglie la madre, Giovanni e Maria di Magdala.
di? Salemi. Sono gli ultimi tre gruppi, questo è il 18esimo gruppo. Il 18esimo gruppo è il trasporto di Gesù al sepolcro. Scultorio sono presenti Maria Santissima, Giuseppe d'Aritmia, d'Arimatea, l'Apostolo Giovanni, Nicodemo e la Maddalena che reggono i tendini della Sacra Singole su cui è disteso il corpo di Cristo. Allora aspetterà il triste ufficio. Nella prima metà del 1700 è gravemente offeso nel bombardamento del 47, nuovamente ricostruito da Giuseppe Cattiero. Questo è il 18esimo gruppo del ceto dei Salinai. Thank you.
originaria, l'attuale stato è invece opera di Antonio Nolfo nella prima metà del 1700. Saristi, autisti e albergatori. Non so cosa significa saristi. Raffigura la statua della Maria Addolorata avvolta in un manto di velluto nero particolarmente significativa nell'espressione del suo volto. Queste sono tutte le signore che sono in processione, che hanno dedicato sicuramente questo sacrificio a qualche grazie che hanno avuto. Di Giuseppe Milanti della prima metà del 700, 1700. Sono tre. Un po' di distacco con il gruppo. Ciao Filippo, me. Ciao Gemma.
del gruppo è stato questo, una ricostruzione della prima metà del 1700. In particolare significativa è il volto della Madonna. Thank you.